alla stazione ferroviaria di Milano c'è uno spazio dedicato alla memoria. È il binario 21, dal quale nel 1943 partivano i treni per i campi di concentramento. In questo luogo, che custodisce ricordi di disperazione e sofferenze, campeggia una parola che oggi dobbiamo riproporre e dobbiamo temere: indifferenza. La sua testimonianza che oggi abbiamo ascoltato, onorevole Stepanishina, così come le immagini che vengono dall'Ucraina e le parole dei racconti delle vittime di questa folle guerra, come l'ha chiamata Papa Francesco, scuotono le nostre coscienze e ci impediscono l'indifferenza, la capacità di indignarci di fronte alle violenze, alle tragedie, alle aggressioni contro bambini, donne, anziani e non solo, anche contro giovani uomini in divisa. È la cifra della nostra umanità. Dobbiamo proteggere la nostra umanità, conservando la capacità di indignarci davanti a violenze e soprusi e sapendo che non possiamo restare indifferenti. Per questo sono molto grata alla Vice Primo Ministro Olga Stepanishina, il suo racconto sofferto e doloroso deve essere non solo una denuncia, ma innanzitutto un'esortazione al rifiuto di ogni offesa, di ogni ferita alla dignità della persona umana. Grazie di essere stata con noi. Non ci dimenticheremo il suo discorso.